Mamma, ma cos'è? Non era questo l'album da disegno che dovevi prendere. Era A4, ruvido. Questo non va bene. Come, sbagliato? E poi mi servivano anche due matite HB, due BH. Un righello, la squadretta e anche il compasso. Ma per domani. E Sì. me lo dici adesso? Ah! Me lo dici adesso ti svegli? Ah, a dirmi queste Me lo cose? sono Beh, ricordato adesso adesso. vai così, non mi interessa. Vai così. Ma poi mi mette la nota la Non mi maestra. interessa! Si, to, to, facciamo i conti a casa poi quando torni. Basta, non ce la faccio più a studiare. Sono da 3 ore che sto studiando, basta. Basta, mi sta scoppiando la testa, basta. Metto anche a pulire un po' la camera che fa veramente schifo. Strano che ti becco con il telefonino in mano, vero? Ah, L'ho strano. Ma appena. perché non L'ho pensi a appena studiare preso. invece che continuare a usare quel telefonino? Stavo Buongiorno, da una studiando parte da mi tre. Sì, cioè, come sempre. Come tutte le volte la stessa scusa, che lo stai usando da poco, vero? Ma ti credi che sono scema? Poggialo immediatamente da una parte e mettiti a studiare. Muoviti, che qua si usano sempre le solite scuse. Se e sistemati la camera, che fa schifo. Lo volevo fare, adesso non lo faccio più. Ma Cos'è? puoi venire un attimo? Che cazzo Il bambino di Carla. L'ho fatto è? guardare. Sta disturbando il bambino? Sì, No, sì. no, Carla, no, Lo no. porto via Stai altrimenti. dormendo. Sì. Lo Non lascio. succede. No, no, Lo sai che Ma. si fa ancora la pipì Ah, addosso? sì. Te lo immagini se si fa la pipì addosso sul letto di Daniela adesso? Te lo immagini? No, guarda. Le Riderei risate. troppo. Ti immagini. Guarda che schifo, hai i suoi piedi sporchi nel mio letto. La regina Elisabetta è morta, poco fa l'annuncio ufficiale, tutta la famiglia Cosa è successo? La regina Elisabetta se n'è andata. Ohia! E dove è andata? È morta. Ohia! Perché sei sempre con il telefono in mano, ah? Oh, non ha ragione, vero? Neanche adesso. Beh, certo. Oh. Lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Ah, io come una scema che ti facevo uscire quando me lo chiedevi, ah, pensando che alcuni compiti li avessi fatti. Compri adesso, rimani qua fino alle 5 del mattino, non mi interessa niente. Rimani lì seduto a farti i compiti. E se domani torni con una. Guarda, smettila di piangere, guardati, guardati. E se Sto piangendo. domani torni con una nota, io ti do il resto poi come torni qua a casa. Se domani torni con una nota, guarda, lei non. Smettila di piangere, guarda che stai rovinando tutto il libro. Guardati, io do, Daniele, io. Io Daniele non ho più pazienza con te. Ti serve aiuto per i compiti? No, 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 lascialo da solo, no, 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 no
via. Ah, ma dai. Fermo gioco. Dai, fermo gioco. Pronto? Mi spieghi dov'è che sei? È da mezz'ora che ti sto chiamando e non rispondi. Mi dica. Se non rientri subito, immediatamente ti mando i carabinieri, guarda, tuo padre, la forestale, i vigili delle suore, tutti ti mando, guarda, non me ne frega niente. Va bene. Ti lancio la PlayStation dal balcone, non ti do da mangiare, così impari la prossima volta. Va bene, la faccio richiamare più tardi. Torni a casa. Facciamo i conti, guarda Daniele, questa è l'ultima volta che mi frega e mi... Devi vergognare, ti devi non chiedermi mai più di uscire e torna immediatamente a casa, adesso.
Io devo andare perché ho un impegno adesso. Ciao, che impegno? Mio papà ha partorito. Devo andare a casa. Ciao. Ciao, noi continuiamo a giocare. Come al solito, nessuno l'ammette. Devo dirti una cosa. Cosa? Sono incinta. Perché sei sempre con il telefonino in mano. Lo vedo perché sei è normale che poi uno rimane incinta e poi sì, perché poi ti lamenti che succedono queste cose. Dove la finiremo? Poi si lamenta. Vedi dove arriverai. Daniele, com'è per cambiare la foto di profilo WhatsApp? Guarda come ha fatto Ornella, ci ha messo i fiorellini, guarda. Come devo entrare su? Su Google? Oh Daniele, com'era per mettere che devo mettere su Facebook la foto di me al lavoro, ma e ci scrivo anche oggi spiaggia. Com'era che È finita la Coca-Cola? Ah? È finita? Se è finita, allora buttala la bottiglia, non lasciarmela lì nel lavandino, eh. Schiacciala bene e la butti nel bidone della plastica. Guarda che deve essere anche pieno il bidone. Prendi un'altra busta, la apri, le cominci una nuova, ci butti la bottiglia dentro e mettila a fianco al bidone della plastica. Controlla nel frigo se ce ne sono altre di Coca-Cola, altrimenti vai a comprarle. E dato che ci vai, vai a comprarmi anche il Dixon. Veloce che chiudono poi alle 8. Minimamente la prossima volta di chiedermi di comprarvi gli yogurt, Che cazzo mi vorrebbe gli yogurt? Due confezioni di yogurt in frigo, scadute! Ma tu li hai comprati? Io non te lo buttare, vero? Perché voi non ce la fate, se scade dopo 2 giorni le dovete buttare, certo! Perché siete viziati, certo! Io quando ero giovane io questi me li mangiavo, non come voi adesso che una volta che è scaduto lo buttate subito. Io... A parte che a noi non piace buttare il cibo. Ma io non ne volevo. Va bene, quei bambini africani che non riescono a mangiare e noi buttiamo le cose così scappate. Ma guarda, no. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Guarda le confezioni vuote dentro lo scaffale. Quante volte vi ho detto che quando ho finito le cose le dovete buttare le scatole? Cosa me ne faccio di questa scatola dentro lo scaffale? Cosa me ne faccio? Io non ce la faccio più. Io sono stanca di seguirvi voi. Io non sono la vostra scema, ok? Non sono la vostra schiava, va bene? Oh, sono stanca. Guarda, non si è degnato di far prendere. Non ti sei degnato di aprire le finestre per far prendere aria alla casa? Guarda, i piatti, non hai fatto niente. Ti guarda, Dio. Fai schifo, fai, guarda, ti con le magliette al contrario. Guarda, io non posso stare un attimo fuori casa, che guarda. Tu, se non ci fossi io in questa casa, no, tanto, che cosa te ne c'è la scema che vuole fare tutto? Cioè, la scema, ma cosa stai facendo, guarda? Ma cosa stai facendo? Guardati, non ti fai schifo che non riesci neanche ad aprire un rubinetto come si deve. Guarda, mi stai tutta schizzando la cucina. Guarda, io non ce la faccio più, Io non ce la faccio più. Ma cosa stai facendo? Stai lavando le scatole. Spostati, le faccio io. Guarda, spostati. Chi è che sta piangendo tutta allora? Cosa è successo? Io ho tirato un pugno. Te l'ho dato piano poi, non è vero. Mi ha fatto arrabbiare. Fate la pace, dai. Datevi il mignolino e fate la pace. Dai. Dai il mignolino, pace, caro. Dai, vai. Pace, carota e patate. Patate. Oh, continuate a giocare senza litigare, dai. Oh. Benvenuti a questa edizione straordinaria. Proprio adesso devi metterti a parlare. Ogni volta sempre. Cosa ti serve? L'acqua. Che è l'acqua? Madonna santissima, guarda. Ogni volta la stessa storia.
Ah, mi interessa sentire qualcosa in televisione e devi parlarci. Guarda, quando, da quando sei con quel telefonino in mano, sempre la stessa storia. Mai, mai, mai.